Ton ton ton! Ed è con il video che parte con la visione dei miei piedi che vi dirò che in questo video andremo a vedere una delle postazioni migliori di tutta YouTube Italia. Se, magari... Prima di continuare col video vi ricordo che fino all'11 aprile sono ancora disponibili le magliette, le felpe e i gadget del vero connessionato puro. Essendo questa in edizione limitata, dall'11 aprile in poi non saranno più disponibili, quindi portati a casa con te qualcosina il prima possibile. Questa è la mia stanza vista dalla mia postazione, dopo vi farò vedere chiaramente la postazione, ma volevo farvi vedere la stanza da qua. Come vedete lì c'è la bandiera moldava. Perché la bandiera moldava? Perché io sono moldavo e piuttosto che lasciare il muro bianco ci ho messo la bandiera che mi piace molto. Come vedete la stanza è circondata dai led sul soffitto. Praticamente questa roba c'è in tutta la casa. Se questo video arriva a 10.000 like, casomai faccio anche un tour della casa. Lì c'è la mia porta. La mia porta ha gli orari del bus, diciamo, attaccati sopra. Dopodiché abbiamo i due sgabelli da gaming, il mio zaino per la palestra e poi un sacchetto che devo portare dopo a una mia amica. I miei armadi sono molto grandi, però purtroppo c'è un sacco di roba di mia madre all'interno, praticamente, quindi vabbè. Praticamente gli unici miei spazietti sono quelli. E vabbè, poco ma onesto. Questa è la sedia da gaming blu. Diciamo che questa non la vedete mai nei video perché col green screen fa un effetto strano, quindi di solito uso quella arancione. E ci ho messo queste ghirlande che comunque per abbellimento, insomma, fanno la loro figura. E poi c'è il pinguino che c'è seduto sempre. Dopodiché invece là c'è l'altra sedia da gaming, quella che uso sempre, che vedete sempre. Avvicinandoci verso la finestra vedete la mia bellissima vista da casa. Dopodiché abbiamo le due targhette, diciamo quella di YouTube dei 100.000 iscritti e anche il messaggio che ti danno. Chiaramente non ti danno la cornice argentata, l'ho comprata io all'IKEA e insomma è una bella cornice, ci sta un sacco. E poi abbiamo la lavagnetta famosa dell'obiettivo degli iscritti, che è 250.000, e poi dei top donator. Il top donator è Isaia con 686 franco svizzeri donati, dopodiché abbiamo Giacomo Granini con 547, Vicky 0304 con 518, I Procioni con 508 e Cry Channel con 253. Era giusto menzionarli. Dopodiché qua invece abbiamo uno spazio dove posso attaccare qualsiasi cosa voglio, e per ora ci ho attaccato questo foglietto che è praticamente un foglio di un vecchissimo quaderno da cui io ho strappato appunto questa pagina, dove io tenevo conto 3 anni fa i vari iscritti nelle varie giornate. Il 18 gennaio del 2016 avevo 232 iscritti sul canale e invece il 27 aprile del 2016 ne avevo 420. Vedete come tenevo conto di ogni cosa? Questo è proprio un pezzo di tesoro del canale, è proprio veramente una figata. So che voi vorreste già vedere la postazione, ma quella è la chicca finale, quindi vediamo per ordine, vediamo il green screen che uso in ogni video. Come funziona questo green screen? Praticamente si tira la manopola verso l'alto ed ecco qua. Ecco qua il green screen che poi con i programmi di registrazione, no, si crea quell'effetto di invisibilità di dietro. Quando ho finito di solito lo chiudo tramite queste levette e o lo rimetto nell'armadio in piedi oppure lo trascino così attaccato al letto, tanto non mi dà fastidio. E ora vediamo quella che è la postazione, vediamola. Dopo vi farò vedere cosa c'è lì sopra e cosa c'è lì sopra e ve lo spiegherò, ma per ora vediamo la postazione. Lì c'è il tasto enter che vado a spappolare sempre, lì c'è una tastiera di scorta e chi se ne frega. Dopodiché qua sotto abbiamo il subwoofer e delle cuffie della Razer che non uso mai perché mi fanno schifo rispetto alle mie HyperX. Dopodiché lì abbiamo un sacco di alcol, quindi non dovete vederlo, un sacco di libri perché a me piace leggere. Là è la mia mensola dove metto le chiavi, il portafoglio eccetera. E lì vediamo altre tastiere della Drevo, che ormai è la mia marca preferita, è proprio... E dopo vi parlerò della nuova tastiera appunto che sono andato a prendere, che adesso ho e che devo montare. E poi lì ci sono tutti i miei cappelli, quello dell'MSI, il cappello da drago, il cappello di compleanno e la corona da re. Sì. E invece qua abbiamo tutte le scatole delle varie cose che io uso nel computer. E tra l'altro una foto di me col culetto di fuori. Ci sono un sacco di cose che utilizzo, alcune cose sono vecchie, altre sono ancora nuove. Però diciamo che ecco qua tutte le scatole, alcune non sono neanche mie, le ho prese in prestito. Semplicemente la gente voleva buttarle e io le ho prese. Però è tutto veramente fighissimo. Ed ecco qua la mia postazione. Eccola qua, allora partiamo dalle cose meno interessanti. Lì abbiamo il cavalletto dove viene appoggiato il mio cappellino da 50 centesimi sopra una Canon. Dopodiché abbiamo l'asta per reggere il Blue Yeti, che è il microfono che utilizzo. Abbiamo un reggicuffie che regge il mio HyperX, due fari enormi che mi sparano una luce accecante. Cioè, giusto per farvi capire, sicuramente non capirete. Poi dietro vedete che ci sono i LED come ci sono anche dentro il computer.
il computer, un bel computer da tipo 3500 euro, assemblato da me, comprando i pezzi su Amazon. Raga, qualsiasi cosa che vedete in questo video lo trovate nella descrizione del video, quindi se voleste acquistare qualsiasi cosa la trovate veramente in descrizione. Lì c'è il regolatore di volume delle casse e lì invece c'è il regolatore di volume delle cuffie. Dopodiché abbiamo un reggitelefono e il caricatore annesso, così ogni volta che devo mettere il mio telefono magari per una live o roba del genere, mi metto sempre il telefono qua in modo che posso io riprendere. Qua abbiamo i miei occhiali, ogni volta che sto al computer devo sempre portare gli occhiali, diciamo quelli protettivi della luce blu, anche questi trovate il link in descrizione se vi interessasse. E abbiamo lo Stream Deck, e tantissimi di voi non sanno che cos'è, è praticamente un telecomando per il computer. Se io devo andare su internet per esempio clicco qua e posso andare sui siti di, diciamo, che uso maggiormente. Oppure se io dovessi editare un video, se io clicco su questo pulsante mi partono tutti i programmi di editing e le cartelle che uso più spesso. Facciamo una prova, guardate, io premo e bam, parte Sony Vegas, Photoshop, tutte le cartelle che uso, eccetera eccetera. È utile anche durante le live perché io posso cambiare scena semplicemente cliccando sui vari pulsanti che ho stabilito, oppure far partire un timer che io ho stabilito, fare delle frasi che io ho stabilito. Insomma, è molto utile, addirittura posso mettere le varie musiche, stoppare, andare avanti, cosa che non uso spessissimo nelle live per non dare fastidio appunto con la musica, però in ogni caso è utile in generale questo cosino, veramente mi ha semplificato la vita, costa parecchio ma è buono. Qua abbiamo il mio mouse, che è un Logitech Proteus 502, no? Quello di Ninja, come si suol dire, il mouse di Ninja. E qua abbiamo un altro caricatore, non si sa mai che possa servire, di solito in realtà questo poi lo uso per collegare il telefono al computer di solito. Il tappettino è un tappettino della UK, molto grande, però sinceramente lo preferirei ancora più grande, perché vedete che qua c'è spazio che avanza e qua c'è spazio che avanza, e magari, boh, sinceramente lo preferirei un po' più esteso, ecco. La webcam che uso è una C920 della Logitech, no? La solita praticamente. E vedete il mio bellissimo schermo di Windows, che là è più scuro e là è più chiaro, perché questo monitor qua è fatto apposta per il gaming e schiarisce le parti scure in modo da farti vedere nelle sessioni di gaming meglio. Ma ora andiamo alla tastiera, la Blademaster Pro. Io fino ad adesso ho utilizzato la Blademaster TE, che è la versione precedente. Questa è una tastiera meccanica con gli switch rossi originali, quindi quelli proprio tedeschi e non altre robe. Veramente non avete idea di che figata è. Io chiaramente ho già aperto la scatola per controllare che sia tutto a posto e adesso ve la faccio vedere. Nella scatola, che comunque protegge la tastiera tramite queste cose in, diciamo, in gomma, abbiamo anche questo coso qui, che sono ben tre oggetti. Primo, questo per rimuovere i cosi della tastiera. Mettete che io devo rimuovere questi per pulire, con questo strumento lo faccio facilmente. Questa chiavetta qua, che serve a rendere la tastiera USB, diciamo che è una tastiera wireless, quindi è molto utile perché quando magari voglio guardare un film con mia morosa, mi metto lì, guardo il film e siccome ho la tastiera wireless me la porto lì, così posso startare, posso alzare il volume, posso abbassare il volume, molto utile. E non devi sempre alzarti, cliccare, robe del genere. E poi abbiamo una scopa per scopare la tastiera e pulirla, no? Ed ecco cosa troviamo, un bellissimo adesivo, veramente fighissimo. Il don't like, così se non ti piace qualcosa lo puoi scrivere sul sito. E poi un libretto delle istruzioni in varie lingue, tra cui l'italiano. Ma questa è la tastiera ed è un gioiellino. La amo, raga, la amo sotto un milione di aspetti. Primo, è in metallo. Cioè, è in metallo, è bellissimo, è super resistente, cioè proprio si sente che pesa, ma si sente tanto. Qua non si vede, ma c'è una striscia LED che la percorre interamente nei vari posti. Ed è fighissima, cioè io non ho mai visto una tastiera più luminosa di questa se non la Blademaster TE di prima. Questa è la tastiera più votata su Kickstarter, che è praticamente un sito dove la gente, se crede in un progetto, può sganciare dei soldi, così quel progetto viene realizzato. E questa è stata la tastiera in assoluto più votata. Perché? Perché ha questo strumentino qua, che è praticamente un Genius Knob, che tu puoi assegnargli quali diciamo funzionalità vuoi. Puoi tipo andare avanti con le foto, andare indietro, io lo uso per alzare e abbassare il volume, posso anche cliccare, posso cliccare due volte, cioè è veramente strautile nelle funzionalità. Ripeto, io questa tastiera l'ho presa nuova, ma avevo la Blademaster TE, che è una versione un po' meno bella di questa, che è molto simile, semplicemente non ha materiali così buoni, non ha magari keycaps rossi cherry, che sono bellissimi, io amo gli switch rossi, sono fantastici. Adesso la collego, cioè raga, guardate che sporca figura, guardate, probabilmente col telefono e la registrazione non so quanto l'effetto renda, ma vi assicuro che a prima vista è bellissimo ed è luminosissima, cosa che non tutte le tastiere c'hanno. Con quella che è l'applicazione possiamo andare a decidere i vari pulsanti, che cosa hanno, decidere la
varia luminosità di questa tastiera, i vari effetti di colori che possiamo assegnarli. Ti posso definire se va dall'alto verso il basso, a sinistra, a destra, posso definire la velocità, la luminosità. Veramente è stupenda, è stupenda. Layout completamente in italiano, una tastiera migliore di questa, boh. Tanti mi dicono: io vorrei prendermi una tastiera da gaming a 40 euro, anche meno. Io dico: ragazzi, la qualità si paga e è inutile che vi prendiate una tastiera a 40 euro quando potete portarvi a casa un gioiellino con magari qualche soldo in più. Quindi piuttosto risparmiate per un mese o due in più, ma prendetevi a casa qualcosa di bello. Cioè, pensatela così: vorreste avere una macchinina che a me appena funziona o volete portarvi a casa una Ferrari giusto aspettando un mese in più? Penso che tutti vi portereste a casa la Ferrari, e in questo caso è ciò che ho fatto io, perché la Blademaster Pro della Drevo è qualcosa di stupendo. Cioè, qualità, design, boh, mi sembra proprio fantastica.